Buongiorno. Buongiorno. Sono Fausto della Canela Luce Gas. Abbiamo un'offerta vantaggiosa per piccoli nuclei familiari, le potrebbe interessare? Sì, perché no? Vivo anche sola soletta. Ah. Ma prego, si accomodi. Grazie. Messo. La pasta. Ah, ma lei stava per pranzare, mi dispiace che no. L'hai rivolta. Cioè, sì, ma vuole favorire? No, non vorrei disturbarla, la ringrazio. Ma scherza, ma a me fa piacere, mangio sempre da sola. Poi guardi, ho parato per due, forse anche per tre, mi sbaglio sempre con le dosi. E allora in questo caso accetto, grazie. Basta così, grazie mille. Legge Pushkin. Sì. La Rosalca conosce. Nel mondo non c'è beatitudine durevole, né la stirpe illustre, né la bellezza, né la forza, né la ricchezza. Nulla può evitare la sventura. Buon appetito. Buon appetito. Beh, mi stava raccontando di questa offerta. Ah, l'offerta, è vero. Sì, abbiamo un'offerta per le persone che... Scusi. No, lasci lei, no, per favore. Per Annalisa Vinci, la casalinga accusata di omicidio premeditato. Nonostante le prove schiaccianti, continua a negare la sua colpevolezza. Non sono ancora chiari i legami con la vittima. La donna è in stato di shock e non vuole rilasciare. Pronto? Sì? Chi è? Sono io, cara Giuseppina! Sì, arrivo! Buongiorno, come va? Io bene, tu piuttosto. Prima ho sentito dei rumori. No, io sto bene, sto solo mettendo un pochino in ordine. Non è che hai un po' di sale, perché mi sono dimenticata di comprarlo. Sì, glielo vado a prendere. Sì. Mi aspetti qui? Sì, non mi muovo.
Posso chiamarti dopo? Ciao ciao!